Oggi si celebra la giornata dei defunti. A casa Micciola ha un sapore molto particolare. Dopo l'alluvione, dopo tutto quello che è accaduto, è la vicinanza, è una celebrazione anche della mancanza. È proprio così, perché nella morte tutti sappiamo, però finché non ci tocca personalmente non sperimentiamo la durezza, la tragicità, la mancanza di una persona cara, no? Resta una verità. E quando è un nostro parente, una persona amata, allora si rompe qualcosa. Questo amore c'è, non c'è questa assenza, no? È dolorosa. Quando viviamo un'esperienza collettiva come paese, come comunità civile, e allora, come è successo meno di un anno fa a casa Micciola per la frana, allora siamo un po' tutti un po' più colpiti, è qualcosa che ci prende come collettività. E forse questa esperienza che a modo suo Totò, parlando con la Livella, no, ci faceva capire questa nostra fraternità, questa nostra uguaglianza fra tutti gli uomini e le donne di questo mondo, e qui allora diventa ancora più forte questo messaggio di recuperare oltre la nostra tendenza individualistica che non ci porta da nessuna parte, anzi ci distrugge come comunità, invece può favorire, aiutarci a mettere a fuoco che già da vivi, da viventi, e costruiamo una città dove tutti possiamo sentirci fratelli uguali. E quest'anno sì, come dicevo, un valore aggiunto, un valore in più, una comunità che si stringe oltre che ai propri defunti anche alle vittime della ultima tragedia del 26 di novembre. Ecco, questo è il primo giorno dedicato ai defunti dopo quella tragedia, quindi per noi qui comunità casamicciolese certamente rappresenta un valore ancora superiore rispetto a tutti gli altri anni. È un momento per raccoglierci tutti nel pensiero, le cose non fatte, gli errori commessi, e che sia da insegnamento per tutti, per l'amministrazione, per una comunità intera, affinché queste cose non capitino più. È un momento anche per fare queste riflessioni, è un momento per stare vicino alle famiglie. Insomma, quest'anno è stato veramente toccante anche per me partecipare alla manifestazione di questa mattina. Un ricordo anche ad Anna De Felice. Certamente sì, Anna fu l'unica vittima, una bambina di pochi anni, 15 anni, poco più che adolescente, che restò anche lei vittima di un'alluvione analoga. E ecco, mi ricollego a quello di prima, non bastò quell'alluvione e quella morte per far capire che bisognava finalmente fare qualcosa. A distanza di qualche anno si è ripetuta, questa volta sono state molto di più le vittime, ecco, che non accada più.